Ciao. Ciao. Angela, Giulio, bella puntata bella oggi, puntata. bellissima puntata, bellissima puntata. Veramente poesia, la politica quando diventa poesia. Sono molto contenta, però effettivamente tornando a bomba, tornando Bomba la cittadina di all'inizio. Cinalanciano, no, tornare a bomba nel senso di esplosivi, Ecco, ecco. e tornando proprio sì, bomba, bello il lago, molto Stupendo, stupendo. un bel posto. E tornando all'inizio della puntata, dove parlavamo proprio di opposizione, osservazione, azione, quotidianità, attivismo, arte, bellezza, l'opposizione è questo, l'opposizione può essere questo ed è questo, però ultimamente. Giulio, c'è una tendenza, le persone, non so perché, da qualche anno c'è una tendenza del cittadino, non tutti, però di alcuni cittadini che non fanno altro che dire che l'opposizione intralcia, l'opposizione sbarra qua, non si fa nulla, senza pensare che invece l'opposizione fa solo il suo lavoro. Assolutamente sì, la vorrei drammatizzare ancora di più. Forse c'è una ignoranza da parte del cittadino di considerare quanto sia importante un'opposizione. Ora, attenzione, gentili radioascoltatori, non tacciateci per colore politico. Stiamo No. parlando istituzionalmente di quanto sia importante un'opposizione perché è quello che regola poi la democrazia. Altrimenti, come dicevamo con Angela Fuorionda, sarebbe una dittatura, no? Se c'è uno solo al comando. E tutto il resto si deve adeguare a ciò che il comandante dice, e lì c'è qualcosa che non funziona. Ecco, poi come vengono gestite le questioni dell'opposizione, soprattutto da parte del popolo, ecco, a volte capita spesso di non adeguarsi magari a una legge buona semplicemente perché l'ha fatto il gruppo che è di maggioranza e non quello che è all'opposizione, semplicemente perché l'opposizione deve dire no per dare riscontro magari a quel gruppo, a quei cittadini, a quei votanti che si aspettano dall'opposizione un capovolgimento di fronte affinché l'opposizione diventi maggioranza e la maggioranza diventi opposizione. Insomma, Spesso e succede spesso così, succede, è una tesi secondo me sbagliata che non fa assolutamente bene al paese, Anche no? perché l'opposizione bisogna saperla fare, perché non è Assolutamente che sì. tutti sanno fare opposizione. L'opposizione è una grande E arte, solo poi, come spesso diciamo, insomma, negli ultimi anni, negli ultimi decenni, stiamo assistendo un po' a quello che è il fallimento della politica, no? Perché poi qualcuno pensa alla politica solo ed esclusivamente come colore partitico. La politica invece è quell'humus quotidiano che serve per mandare avanti poi uno Stato e per condividere le cose, per far star bene il cittadino, per far star bene chi abita, chi vive, chi lavora, chi fa arte, insomma, la comunità in generale. è il fatto che la difformità, la voce fuori dal coro, parliamo proprio del rompino, quello che sta Sì. lì, lo so che dà fastidio, però è giusto, è come il vicino di casa che ti ricorda che hai fatto, dici, mamma mia che palle questo, sta sempre a guardare quello che faccio io, però magari il vicino di casa ti dice che hai fatto qualcosa e continui a farlo che può dar fastidio ai vicini, a tutti quelli che abitano lì. E quindi è il fatto della difformità, la voce dal coro, fuori dal coro, chi ti controlla e te lo dice, che sbagli, è un atteggiamento che bisogna avere, Certo. accettare nella vita. Perché? Perché se no andiamo tutti, cioè se sbaglia uno, tutti appresso a quest'uno e sbagliamo tutti quanti. Assolutamente. Ecco, e poi c'è un atteggiamento anche, come dire, di sminuire, molto spesso negli ultimi tempi abbiamo assistito a un atteggiamento che sminuisce l'opposizione, cioè è come sminuire l'opposizione, è come sminuire il libero pensiero, allora non abbiamo più voglia di pensare liberamente. Assolutamente, assolutamente. E poi c'è un'altra piaga che è quella delle strategie che si mettono in atto per sminuire magari la voce di un oppositore, no? E quindi si va a ricercare che quella voce abbia dei problemi affinché dice tu devi stare zitto perché non sei in grado di poter dire perché hai dei panni da lavare, no? E Mamma mia, insomma, è tutta una storia un sì. po'. Sì.
è un po' così. L'opposizione va a rompere le uova nel paniere e va a mettere il ditino proprio dove non vuoi e dà fastidio. Però il politico, come si dice a Roma, ci deve stare. È un politico che riesce, anche infastidito, però a rispettare il confronto, secondo me è un grande politico. Assolutamente sì, ecco, poi guardiamo un po' l'opinione pubblica, guardiamo il caso Annacci, no? Che comunque ha preso una marea di voti per andare in Europa e lui insomma ha una direttiva ben precisa, no? Io sminuisco tutto quello che è la minoranza, tutto quello che pensa al di fuori di un contesto di normalità. E poi alla fine io non so che cosa significhi normalità, però insomma si va avanti così e si applica quel gran tifo politico di cui ne abbiamo insomma parlato spesso, no? Io tanto che me ne frega, a me non devo capire niente, io sono di quel colore, quello che dicono loro va bene. Ci vuole più attenzione. Ci vuole molta più attenzione. La vita, cioè nel passato non c'erano social, però bene o male c'erano tanti partiti, tante idee, e ogni persona, comunque anche il contadino, si fa questo esempio a volte, no? Che non sapeva né leggere né scrivere, però sapeva magari chi era al potere, sapeva che cosa stava accadendo, perché magari seguiva, si informava, certo, anche non sapendo né leggere. Adesso invece però non c'è voglia di sapere, a volte si ha questa sensazione. E è anche vero che l'opposizione deve fare il suo lavoro, ovvero un'opposizione troppo blanda fa fare la domanda, scusa, allora se questa opposizione è così blanda che ha accettato a fare questo incarico, questo mandato politico, certo, anche l'opposizione non può essere blanda. Mandato, come hai detto, hai sottolineato bene, è un mandato politico. Quindi bisogna onorarlo. E poi lasciami dire una cosa, Giulio. Lasciamela dire. Quando ci sono le elezioni, non è una gara. Ma assolutamente no. Non è una gara. No. Cioè, non è che c'è uno che vince la coppa alla fine. C'è un'opposizione e c'è la maggioranza, ma non è detto che l'opposizione ha perso. Cioè, è un ruolo. Ma se ognuno di noi avesse veramente l'idea di questo, non ci sarebbero tutti queste persone che non vanno a votare, no? Perché io per protesta non voto. Hai commesso un gravissimo errore. Infatti. Hai commesso un gravissimo errore. Cioè tu ti adegui a ciò che dicono gli altri, comunque vada. E questo secondo me è estremamente sbagliato. Beh, abbiamo cominciato, Giulio, con quella frase che a me dà molto fastidio. Quando dicono, ma così il voto lo sprechi, se voti quella lista, se voti Tizio, sì, se voti Caio, è così il voto va sprecato, va perso. Ma non è così, non è quella. Il voto non è quella che va male. Questa cosa, cioè andare a votare, anche quello che qualcuno dice è perso, perché non riesce a entrare nei consessi istituzionali politici, non è mai sprecato il voto, è sprecato non andare a votare. Quante lotte sono state fatte per il diritto a votare, per il diritto al voto, ecco, ma spesso nessuno gira un po' il capo all'indietro per andare avanti. Hai ragione, Giulio, io sono contenta di questa puntata che abbiamo fatto, perché sì, volevo riaprire un attimo una parentesi, perché è molto interessante quando abbiamo parlato dell'agenda rossa di Borsellino, perché poi c'è anche un altro caso grande, no? La borsa di Aldo Moro, no? Che non è stata mai ritrovata, quella famosa borsa che è sparita nell'agguato di Via Fani a Roma, questa borsa che molto probabilmente conteneva anche lì dei documenti molto molto compromettenti e che forse potrebbe riaprire la storia, però vabbè. Ne parleremo di questi misteri, perché sono veramente molto affascinanti. Molto affascinanti. E noi ci sentiamo venerdì. Ritorniamo con il Bubu Tagliate venerdì, a sorpresa, Angela. No, venerdì no. Abbiamo già il nome dell'ospite, verrà quello che è stato il sindaco più giovane d'Italia, ed è Renzo Gallerati, che oggi non è
più sindaco ovviamente, però negli anni 90 è stato il sindaco più giovane, lui adesso si occupa di cultura, del Museo del Treno, un grande esperto di tutto quello che sono le ferrovie e della storia delle ferrovie. Guarda, proprio ieri, sì, mentre mi recavo dai vigili urbani per pagare una multa, ho sentito qualcuno che commentava il mandato Gallerati, e quindi questo poi mi riserverò di fargli una domanda venerdì. Ok, allora venerdì. Ciao, 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 buona giornata e mi raccomando, rimanete sempre sintonizzati su Radioterapia, la radio del libero pensiero. Ciao, 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 buona giornata.